Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Angels of Death. Nello scorso episodio abbiamo raggiunto questo nuovo piano, abbiamo anche scoperto qualcosa di più sul passato di Zack, il fatto che fosse un omicidio seriale, chi ha ucciso e quando ha cominciato, e adesso abbiamo recuperato una torcia che secondo me ci servirà per entrare nell'altro muro dove c'era un buco molto buio in cui appunto loro non entravano, e in più abbiamo trovato anche un'altra porta con un interruttore, ma non si apre. Oh! E questa? C'è una piccola nota. Lascia che ti aiuti. Ehi, hai trovato qualcosa? Ah, no, niente. Avevamo anche sentito una voce un po' particolare. Molto probabilmente, anzi sicuramente, del padrone di questo piano, che diceva di conoscere il nostro desiderio. Chissà se l'ha lasciato lui questo biglietto. Sa come aiutarci. Anzi, ci ha chiesto di... Oh, lasciare che ci aiuti. Se vuoi soffrire, ti farò soffrire. Se vuoi andartene senza dolore, sarò gentile. Qualsiasi cosa tu preferisca. Ah, sì? Solo per curiosità, magari c'è qualche... Ah, sì! C'è una nota anche qua! Ehi, come vuoi morire? Ah, le ha chiesto perché continui a fermarti. C'è scritto che mi farebbe piacere ucciderti. Oh, qualcun altro che si offre di uccidere la nostra protagonista. Ma grazie. Tutti gentili qua. Zack che ci ha già fatto la promessa. Adesso questo tizio che ci lascia i messaggi che vuole ucciderci. Ma grazie, gentilissimi. Tanto andiamo di qua. Allora, qua non vedo altre note, però io entro. E salvo. Come no? Scusami, eh. Abbiamo la torcia, l'abbiamo presa apposta. Ah, non voglio sprecare le batterie. Quindi non la devo usare qui. Ma no, ma come? È troppo buio per vederci, ma entriamo, no? Ok, ho sbagliato tutto. Cosa devo fare? No, abbiamo solo la torcia. Di qua non si passava, vero? Questa è chiusa. Mi sono persa qualcosa per strada sicuro. Però non vedo. Lui non vuole venire qua. E quindi? No, dai! Che si fa? Aspettate che do un'occhiata. Non ci sono lettere in giro? No, qua no. Qua neanche. Di là abbiamo già provato e non si passa. Non so. No, sembrava la strada giusta. No, 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 no. E non so proprio dove cosa fare, però aspetta, c'era ancora qui. Ok, forse devo interagire con quella cosa lì strana. Ecco. Quello che penso? Non so cosa stai pensando, però. Oh? Cosa? Che stiamo facendo? Non ne sono sicura. Ah, vuole andare lì, vuole scendere, immergersi in quel buco. In acqua? Vuoi che io faccia quello?
Oh, se ti metterai a piangere, allora... Ehi, non ho detto che non lo farò. Ma, a differenza di te, non c'è modo che io muoia in un posto del genere. Sei rimasta in silenzio per tutto questo tempo. In ogni caso, non farti strane idee su annegare o essere uccisi. Non voglio restare qui. Davvero mi ucciderai? Io non sono un nessuno. Ma si è buttato! Ah, se vuoi morire, allora perché semplicemente non ti uccidi? Perché è imperdonabile. Ah? Huh? E perché? Perché è il volere di Dio? Ah, cavolo, se lo so. Beh, non ne sono proprio certa, ma se si tratta della parola di Dio, allora deve essere una cosa assoluta. È imperdonabile. Oh, Dio ha detto così? In quel caso, tu mi proverai il tuo valore prima che io possa ucciderti. Che cosa vuoi? Renditi utile. E poi, quando ti ucciderò, puoi dare un po' di valore al mio momento. Mostra un po' di rabbia o piangi per la tua vita. Mostrare rabbia o piangere per la mia vita. Oddio! No, dai, si è messo a piangere! Conosci come muovere i muscoli facciali per mostrare emozioni. Sicuramente non sei ancora morta. Sono viva, quindi voglio che tu mi uccida. Ah, va bene, va bene. Ehi, puoi farmi un sorriso? Sorriso? Oh, sì, ce l'ha fatta! Beh? Che c'è? Nei tuoi occhi... Ah, no, sei morta negli occhi, hai... Sì, degli occhi morti. Sì, questo non va bene. Ma perché stiamo perdendo tempo su queste cose? Ehi, quindi devo soltanto restare in piedi davanti a quella cosa. Ah, ma è un pulsante! Ma ditelo prima, pensavo fosse un buco! Ok, muoviti che qua è freddo e fa schifo. Ok, ok, vado. Oh, va bene, ho capito. Quindi, infatti, dobbiamo tornare indietro, davanti alla porta, e premere l'altro bottone. Sono due pulsanti da premere contemporaneamente. Ah, adesso ho capito. Pensavo fosse un buco e che lei volesse scendere giù. Invece ha chiesto a lui di mettersi sopra al pulsante. Ah, muoviti, mi sto congelando. Va bene, vado. Dovevo salvare prima, però. Vado. Sì, comunque questa cosa che lei ha gli occhi morti è un po' strana. È successo tutto prima che il dottor Danny cercasse di strapparglieli. Ha visto, anzi abbiamo visto, quella scena con la luna blu e la luna rossa. E poi lei ha cambiato totalmente. I suoi occhi si sono spenti e le è venuto questo desiderio di morire. Ah, un altro biglietto. Non essere spaventata. Sai perché? Perché noi siamo gli stessi nei nostri desideri. Andiamo? Ah, la torcia, brava, mi ero dimenticata io. Ti concederò ciò che desideri, ma anche io ho i miei desideri. Ah, sì? Se possibile, voglio che tu sia devota solo a me. Voglio dire, non è bellissimo essere innamorati? Ah, quindi il suo desiderio è fare in modo che noi ci innamoriamo di lui? Aspettate che do un'occhiata, no, non ci sono altri biglietti. E invece sì. So tutto di te.
Vuoi morire, giusto? Sì, a quanto pare. Giusto? Quindi, di sì. La porta si è aperta. No dai, volevo salvare. E invece è entrata. Ah, mannaggia! Per quanto tempo dovrò restare in acqua? Ah, ha sentito la porta che si è sbloccata. Ah, no, ha sentito in realtà qualcosa sotto i suoi piedi. Oh, vuol dire che posso muovermi adesso. Quindi il pulsante probabilmente si è bloccato. Mi domando cosa stia facendo. Credo che tornerò indietro, nel buco dove lei è entrata. Adesso posso salvare. Ah! Ah! Che succede? Ah? Cosa? Sembra quasi che qualche imbecille si sia dimenticato di pagare la bolletta elettrica. No, dai. Ok, posso muovermi. Ah, non è ancora tornata. Che sta facendo lì dentro? Se quella tipa scappa... No, non succederà. In ogni caso, che sta succedendo con quella ragazza? Non scappa e non ha emozioni. Eh già, ucciderla sarebbe davvero noioso. Mm? A parte gli occhi morti, lei per il resto sembra viva. Ah, sto diventando pazzo con questa storia. Ancora? E lui la torcia non ce l'ha? No, dai! State scherzando! È completamente buio! No, 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 ho sentito un rumore. Chi c'è? Tu, profanatore di tombe. Oh, ma salve! Oh, ci conosciamo! Sa, il nostro nome è Zach! Edward Mason, detto Eddie. Ma alla testa di una zucca? Avevo un posticino speciale per te insieme a tutti gli altri. Ma hai rovinato la tua stessa tomba! Tu, pazzo! Un po' povera per una tomba, no? Ah, dannazione! Mi dispiace, a causa delle circostanze la tua tomba l'ho fatta un po' in fretta. Il buco era solo scavato a metà. Ma la tua pietra tombale va bene. Ti si addice una T, se capisci quello che intendo. Che ne dici se creo la tua tomba per primo? No, non ce l'abbiamo fatta. Beh, ne ho abbastanza di te. Sono molto più interessato nel finire la tomba di quella ragazzina. Sono innamorato. È sempre la stessa cosa, creare delle tombe per le vittime di omicidi, giorno dopo giorno. Mi stavo annoiando. Certamente creare tombe è la mia passione, ma i corpi che le occupano non sono così carini. La bellezza è quello che a loro manca. Ma per quella ragazzina, non voglio far altro che creare la tomba dei miei sogni per lei. Credo che abbiamo più o meno la stessa età anche. Voglio mostrarle che la capisco. Siamo fatti l'uno per l'altra. Questo sarà infinitamente più bello di qualsiasi altro corpo o cadavere maciullato. Oh, lei dovrebbe desiderarlo. Stai cercando di farmi agitare?
cosa! La mia raffinatezza mi rende perfetto per lei. Ma peccato che non possa dire lo stesso per te. Questo è il motivo per cui l'unico che prenderà la sua vita sarò io. Sembra che qualche piccolo teppistello non conosca il suo posto. Mannaggia, non riesco a vedere le mie mani di fronte alla mia faccia. È sparito. No. Maledetto teppistello. Dannato. Ah! Mi sa che entra anche lui nella stanza buia. Riporta subito le tue gambe, diciamo, qui. Anche se non era gambe. Ah, ok, siamo tornati dalla ragazza. È freddo. Si è chiusa? Non si apre. Ah, ma scusatemi, ma... Ah, intanto salvo. Però ho sentito ridere. Ho salvato? Secondo me no. Non sono... Ma... Allora, la persona che ride è il padrone di questo posto. Ma non penso fosse la risata del tipo di prima. Con la zucca. Ah! Che succede? Credo che ci sia qualcosa che non va con la torcia. Ce ne siamo accorti. No, ancora. Ma io vorrei capire se Zack è entrato anche lui oltre il muro per venire a salvarci. Visto che c'è il tizio che a cui piace creare tombe, che si è stufato di creare tombe per i morti, vuole creare una tomba per noi, ma per farlo deve ucciderci. Quindi Zack. Sì, mi sa che comunque è lui il padrone di questo posto, è lui che ride. Ah! Basta! Vado avanti a scatti! Basta! Ehi, Rachel! Soddisferò il tuo desiderio. Ma che cos'era? Salva, 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 salva. Ah, ci sono dei macchinari, un ponte. Ah, e qua finisce. Oh, guardiamo i macchinari. Una ventola. Macchinari vari. Controllo della temperatura. Credo sia per la temperatura dell'acqua. Sembra un freezer anche questo. E c'è qualcosa scritto sopra. Solo per utilizzo personale. Non lo apriamo quindi? Mi sa di no. No. E questo? Ah, un termostato che mostra la temperatura dell'acqua. La temperatura è molto bassa. Oh no, adesso mi sento in colpa per aver lasciato Zack nell'acqua. Quindi aveva ragione, poverino, a lamentarsi che l'acqua era fredda. Alzerò un po' la temperatura dell'acqua. Ok. L'abbiamo fatto, forse devo farlo da qua. Se l'alzo così... Rachel, no! Eh? Luce! No! Devo scappare! Non essere così sorpresa! L'unico che continuava a parlarti per tutto questo tempo ero io. Non c'è bisogno di scappare. Non voglio farmi prendere la mano e ucciderti come tutti gli altri. Infatti, so cosa desideri. Ah, il mio desiderio? Sì, giusto. Non preoccuparti, so tutto di te. Tuo padre e tua madre, quelli che ti stanno vicini, tutti.
Se fosse per me, vorrei prendere la tua vita senza troppo dolore e crearti la tomba perfetta. E poi guardami. Tu ed io siamo più o meno della stessa età. Siamo praticamente fatti l'uno per l'altra. Io? Perché sei così silenziosa? Per favore, Rachel! Per favore, di sì! Che succede? Ehi, torna qui! Ah, questo è Zack! Ho detto che devi tornare subito qui! Ah, lei non mi sente! Quanto lontano è andata! Quel dannato scavatore di tombe! Pensare che lui possa superarmi! Quel teppistello! È innamorato di lei e vuole ucciderla! Questi pensieri mi fanno vomitare! Non posso lasciare che lei muoia prima di me! Lei ha detto qualcosa riguardo ad un'altra stanza, alla fine, diciamo, della stanza successiva, quindi sulla destra. Non c'era per caso un muro nella stanza al lato destro? Credo che gli darò un'occhiata. Ah, quindi andiamo di qua? No, non ho capito, aspetta. Ehi, se dovete fare un buco, fatelo più grande! Ah, ma forse lui non ci passa? Ah, ok, ho capito! Lui intendeva l'altro buco, quello nell'altra stanza, dove c'è la vasca. Di qua. Qui, aspetta. Ho sbagliato, vai! Eccolo! Non è qui. Oh, eccolo. Credo abbia sentito il tipo con la testa di zucca parlare, che diceva non è qui, riferendosi forse alla ragazza. Ehi, puoi sentirmi? Sei qui. Beh? Ah, siamo tornati da Rachel. Rachel, che cosa ti preoccupa? Oh, forza. Dimmi il tuo desiderio. Io voglio morire. Visto? Te l'ho detto! Rachel? Lascia che ti porti fuori dalla tua miseria. Quindi direi di sì? No, Rachel, no. Sto diventando impaziente? Dovrebbe essere un suo dovere? Quindi si riferisce a Zack, dovrebbe essere lui ad ucciderti? Dimmi, perché stai con Zack? Gli ho promesso che potrà uccidermi. Cosa? Anche io ti ho offerto di ucciderti! Ma se te lo lascio fare... Forse c'è un errore di scrittura, perché credo che la frase sia: ma se te lo lascio fare, allora lui non sarà in grado di uscire da qui, secondo me. Get off here, può essere. Perché infatti il patto era: usciamo insieme da qui e poi tu potrai uccidermi. Se lei si fa uccidere dal tipo qua davanti, Zack non potrà uscire. Tutto qua? Questo non dovrebbe essere un problema. Eccolo, Zack! Ehi, puoi sentirmi? Sei qui? Sembra che ci sia una bocca rumorosa qui. Scegli chi dovrà essere il tuo killer. Lui o me? Ah. Mia piccola Rachel, lascia che ti porti amorevolmente a riposare in eterno, immagino. Raffinato!
direi di più medicato, curato, non so cosa intenda dire con questa frase. Hai intenzione di ucciderla con quel suo sguardo annoiato in faccia? Ma che idiota che sei! Oh, taci! Io e Rachel stiamo parlando. Ehi, puoi sentirmi? Non sto parlando con quello stupido scavatore di tombe. Sto parlando con te. Con me? Sì, con te! Ascoltami! Non pensare neanche per un solo momento che tu puoi morire per tua spontanea volontà. No, dai! Questo posto è pieno di persone che amerebbero ucciderti! Ma solo io ne avrò l'onore! Mi viene da ridere perché con questa musica sembra essere una cosa romantica, ma in realtà la sto salvando solo per ucciderla! Lo giuro su Dio! Su Dio? Quindi cerca di fare in modo che nessun altro ti uccida per primo. Ok. Rachel! Colpisci quel muro più forte che puoi. Ray? E il tipo è sparito. Cell, come? Rachel, magari. Ah, dove è andato quel teppista? Perché, Rachel? Era così sbagliato per me volerti uccidere? Ma certo che è sbagliato, tu idiota! Ma tu sei così malvagio. Rachel, vuoi davvero che lui ti uccida? Lui davvero ti ucciderà. Perché non lasci farlo a me invece? Farò un lavoro perfetto. Taci! E mostrati così che io possa distruggerti. Rachel, tu sei mia da uccidere. Credo che sia più giusto tradurlo tipo che solo io posso ucciderti. Puoi aspettarmi fino a quel momento. Che succede? Che è successo? Quel maledetto! Mi è sfuggito! No, tu sei soltanto una seccatura! Morirai ancora prima che io possa avere la possibilità di ucciderti! Ah già! Come ho detto prima, se hai intenzione di morire, almeno renditi utile prima! Se lo farò, allora poi mi ucciderai, giusto? Questo è quello che sto dicendo. Che cosa hai detto prima? Dio, tu hai detto Dio. Sì, Dio. Hai detto lo giuro su Dio. È quello che hai detto, vero? Hai giurato su Dio per me. Hai giurato... No, mannaggia! Hai giurato su Dio che mi ucciderai? Oh, per l'amor del cielo, sì! Adesso smettila di assillarmi così. Io odio i bugiardi. Quindi manterrà la promessa. Capisco. Farò tutto quello che posso per rendermi utile. Allora.
Allora, siamo a posto. Quindi, qual è il piano adesso? Ho sentito il suono di una porta aprirsi prima. Credo che sia la porta... Ah, giusto, c'era una porta chiusa davanti al cimitero, forse è quella. Quel tizio sta aspettando. O almeno è quello che ha detto. Allora, salviamo prima. Questo che cos'è? Ah, l'ascia si è rotta. Ah, credo l'abbia rotta. Infatti, è quella che lui aveva raccolto. Penso l'abbia rotta buttando giù il muro. Non avevo idea che questo avesse un così grande potere distruttivo. Huh? Posso tornare indietro? Ah, no. Ehi, sei stata tu a dirmi di buttare giù il muro. Sì, bel lavoro. Se vuoi posso buttare giù ancora qualcos'altro. No, no, va bene, basta così. Allora, la chiave che... No, abbiamo trovato... No, non abbiamo trovato una chiave, ma abbiamo sentito una porta sbloccarsi, che secondo me è questa, infatti. La cosa che mi preoccupa è che il tipo con la testa da zucca ha detto che lui aspetterà finché non sarà il momento. Credo intendesse il momento della nostra morte. Questo cos'è? Ah, the power room, la stanza dell'energia... Della corrente, forse? Ah, c'è odore di sporco? Forse di immondizia? Oh, che diavolo! Altre tombe? Ehi, non farti venire in mente idee di entrare in altri buchi. Ho detto che non ho intenzione di uccidermi. In ogni caso, non ho intenzione di girare qui intorno in questo... posto sporco maleodorante. Quindi forza, usciamocene da qui. Aspettami. Infatti, dove va? Scusa, ma ci ha lasciato qua. Si è fermato? Che c'è? Ehi, qual è il tuo nome? Come qual è il mio nome? Rachel Gardner. Oh! Ti sto portando con me per il mio personale interesse. Ma cavolo, sei una sofferenza averti intorno, giusto, Ray? Ma come? Oh! Salve! Ci incontriamo di nuovo! Fuori dalla mia strada! Ah, cosa ti fa pensare che farò quello che dici? Ehi, Rachel? Sei sicura che... Non vuoi lasciarmelo fare? Non sai nemmeno niente di questo tizio. Lui non ha passione per la grazia e ha un passato trasandato. Ho letto del suo passato nei documenti di prima. E allora qual è il problema? Perché hai scelto lui invece di me? Anch'io posso ucciderti, lo sai? Lui ha giurato su Dio che mi ucciderà. Questo per me è tutto. E chi sarebbe questo cosiddetto Dio? È da pazzi! Questo tuo Dio non mi ha mai detto niente del genere. In questo posto non esiste una tale libertà. L'unica libertà che ci viene data per le nostre azioni, nel nostro piano, è il diritto di uccidere. Tu non sei il solo che vorrà uccidermi. Hai sentito? Come l'hai presa, ragazzaccio? Oh, che noia! Volevo soltanto seppellirti, preservare la tua bellezza. Non lo sai? Le tombe sono scure, fredde e comode. Alla fine, lascia che ti porti io lì. Oh! Che succede? Combattono! No, maledetto seccatore! Oh, taci!
Non è che ci sia tanta differenza fra me e te. Soltanto un altro assassino. Parla per te. Se non fosse per la tua forza fisica, non saresti stato in grado di catturare nessuno con quella tua testa vuota. Incapace di uccidere qualcuno, tu sei soltanto un inutile e arrabbiato pasticcio. Senti da che pulpito! Tu sei quello che è disperato. Sei soltanto un piccolo e frustrato scavatore di tombe che non riesce nemmeno ad uccidere una mosca. Chiudi quella bocca, idiota! Per quanto mi riguarda, tu non esisti. A me interessa soltanto Rachel, non tu. Rachel, ti sigillerò per l'eternità in una bellissima scatola di pietra. No, mannaggia, non ancora! Dove sei? Questa frase è meglio se non ve la traduco. Devo uccidere Rachel. Ah, attento! Questo gioco non continua. Rachel, prosegui senza di me! Hai detto qualcosa riguardo ad una power room, giusto? Forse c'è qualcosa lì. Riattiva la corrente! Ok. Aspetta, Rachel! No! Mi fa salvare! Mannaggia, mannaggia, no! Odio quando mi fanno salvare! Ok. Credo sia lei che sta correndo. Brava, brava. Ah, giusto, avevamo ancora la torcia. Ah, però le batterie si stanno esaurendo, quindi devo sbrigarmi. Ma io posso... Non so se sto andando avanti. Ah, sì! Sto andando avanti! C'è un buco nel pavimento! Ah, non si passa. Ok, è un labirinto. Devo riuscire... No, dai! Devo riuscire a trovare la strada... Però c'è la luce che si spegne. Credo mi abbia trovato perché mi ha detto, ah, eccoti. Ah, no, guardate il sangue sullo schermo. Credo di essere morta. La luce non si riaccende. Trovata, Rachel. No, mi ha ucciso. Ok, quindi devo riuscire a trovare la strada giusta nei momenti in cui ho la luce accesa. E fra l'altro c'è il sangue sullo schermo che man mano che lui si avvicina il sangue aumenta. Quindi devo farcela prima che lo schermo si riempia tutto di sangue. Ok, io comincio già a camminare, cambiamo strada. Luce, però luce, è luce, dai. No, ho cambiato strada, ma è una strada chiusa. Dai! Proviamo di qua. No, 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 la strada di prima mi sa perché mi ricordo che c'era quella tomba. Vado di qua. No, dai, non c'è niente. Mi sa che sono morta. Mi ha trovato, mi ha praticamente trovato. Dai. Comunque... Ma no, da... No, no, scusami, Ho fatto tutte le strade possibili. Sì, lo so. Aspettate che ci riprovo. Dai, su. E proviamo ad andare direttamente a destra. Di qua. No. Luce, dai, su. No, 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 qua lasciamo stare. Di là no. No, non c'è niente qua. Ci sono andata di qua. Oh, oh, strada giusta, strada giusta. Lasciami stare, lasciami stare, lasciami stare, sai. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Dai che, ma posso anche correre, io che mi dimentico di correre. No, dai che ci sono. Maledetto, no, dai, c'ero. Io posso andare avanti? Ditemi di sì. Sto andando, no. No, dai. L'avevo trovata, adesso come faccio io a ritrovarla quella strada lì? Mi sono anche dimenticata che posso correre, quindi risparmiare tempo.
Ah, dunque, fatemi pensare, come l'ho trovata? Era la seconda? Luce. No, non era la seconda. Dai, però. Questa. Sì, lo so che ci sei, lo so che ci sei, ma io vado di qua. Dai, brava. E qua. No! Sì, ok, l'ho trovato. Avevo trovato l'ascensore, ma giustamente non si apre senza corrente. Eccoti lì, maledettissimo, maledetto. Perché, Rachel, perché? Ho fatto una tomba per te e ogni cosa. A che sia quella la nostra tomba, comunque? Non l'hai ancora capito? Lei ti ha scaricato, idiota. Dannazione! Rain non vuole la tua graziosa tomba! Vattene, traditore! Profanatore di tombe! Rachel! Lascialo perdere e salta nella mia tomba! Oh, se sei così ossessionato dalle tombe, che ne dici di seppellire te per primo? Ho proprio il posto perfetto per te. Oh, quasi dimenticavo. Ti sigillerò, proprio come hai detto tu. Ah, ok, quindi l'ha seppellito nella tomba. Credo che quella lì fosse la tomba per lei. E questo è tutto. Ok, io posso muovermi. Però andrei un attimo da lui prima. Ehi, non male per un teppistello. Lo scavatore di tombe è 6 piedi sottoterra, proprio come voleva. Oh, c'è qualcosa sul retro di questa tomba. Interruttore per aprire il pulsante. Il pulsante, il. Come si chiama? L'ascensore. Infatti. Probabilmente il pulsante per l'ascensore. Oh, premiamolo! Ok. Eccolo là. Possiamo andare? E infatti, ora siamo in grado di andarcene. Bene! Si è riunito a me? Sì, no? Sì? Sì. Ok, possiamo andare. Con questo non faccio più niente perché la corrente sta andando. E ce ne andiamo al prossimo piano. Alla fine posso dire addio a questa discarica. Questo è il B4, quindi probabilmente ci sono altri piani più avanti. Oh, quando finirà? Che c'è? Oh, mi sono resa utile per te, signore. Puoi smetterla di chiamarmi signore? Questa cosa mi rende irritabile. Che ne dici di Isaac? Zack, chiamami Zack. Ok. Ti sono stata utile, Zack? Solo un pochino. Oh! No! Non essere felice! Ray, non essere felice che sennò ti uccide subito lui, lo sai. Ci uccide? Che succede? Ah no, forse siamo arrivati al piano successivo. Sì, possiamo uscire. Episodio, mi sa. Mi sa proprio di sì, perché questo gioco è diviso in 4 episodi. Sono già usciti tutti. Però questo è il finale del primo. Ok. Vediamo se c'è qualcosa dopo i titoli.
Infatti, continua. E però come si fa? Cioè, se io faccio così, no? Mi sa che devo chiudere il gioco e riaprirlo. Sì, infatti, appena avviate il gioco vi fa scegliere i 4 episodi. Quindi noi abbiamo concluso il primo. Adesso avremo il secondo con una strana signorina. Ma come mai nel quarto c'è ancora Danny? Sappiamo che molto probabilmente lui non era morto, perché quando gli abbiamo preso la chiave dalla tasca, quando lui era sdraiato a terra, si è girato a guardarci. Che lo incontreremo di nuovo nel quarto episodio. E poi c'è anche questo tizio un po' strano. Va bene, dai, direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Nella prossima parte inizieremo con il secondo. Quindi lasciate un bel commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!